Bene, a questo punto passiamo a un altro argomento molto sentito. Gialli e rossi, se io devo fare il confronto fra due progetti, magari la situazione di fatto, la situazione di progetto, oppure una prima situazione e una variante, quindi laddove io ho da fare un confronto fra due progetti, utilizzerò questa funzionalità propria di Edificius. Vedete, noi siamo partiti da una situazione di fatto, questa gialla, e abbiamo generato una situazione di progetto, questa rossa, che al momento è identica a quella gialla, perché è il punto di partenza. Abbiamo degli strumenti come il demolitore, la cazzuola e altre cose che ci permettono, vedete, di demolire delle cose. Quindi togli questa porta, togli quel muro, togli quest'altro, oppure togli tutti questi, tutta sta roba qui, la togliamo completamente. Vedete, immediatamente viene riportata in giallo, è in giallo, quindi vuol dire che è stata demolita. La parte rossa, attenzione, questa dice, ma perché è rossa? Perché demolire una porta significa costruire il muro a posto della porta, quindi è una costruzione e viene riportata in rosso. Bene, poi ci mettiamo qui sempre in progetto a costruire dei nuovi tramezzi, li buttiamo un po' a caso, tanto non è questo il nostro problema in questo momento, ovviamente sono riportati in rosso. Possiamo inserire delle porte copiandole identiche a quelle che abbiamo già nel nostro progetto, quindi ho uno strumento che poi vedremo anche più avanti che mi permette di ricopiare oggetti da una parte all'altra. A questo punto, vedete, non si capisce niente, però noi abbiamo uno strumento di confronto molto potente. Io posso passare dalla situazione di progetto alla situazione di fatto. Quindi con questo strumento io sono in grado di vedere le variazioni che ho apportato al mio progetto. Se tolgo i colori, a questo punto, staccando i colori, a questo punto vedo, senza i gialli e i rossi, le due situazioni. Bene, lo abbiamo fatto in pianta, ma noi possiamo farlo in 3D. Quindi se io vado, per esempio, sui prospetti, direttamente sul prospetto, di nuovo, quello di fatto e quello di progetto, modo di operare identico, togliamo questa cortina che abbiamo qui davanti, la demoliamo, demoliamo questo infisso e costruiamone uno nuovo, uguale a quella finestra lì. Bene, anche qui posso passare dalla situazione di fatto alla situazione di progetto. Quindi operare in 2D, operare in 3D è la stessa cosa, perché noi operiamo su oggetti, non stiamo facendo un disegno. Però alla fine questo si deve trasformare in un disegno per presentare le tavole. E a questo punto noi che cosa facciamo? Come abbiamo fatto prima, inseriamo l'oggetto pianta come tavola di confronto. Inseriamo l'oggetto sezione come sezione di confronto. Vedete, anche la semplicità, la logica è sempre la stessa. Io ho fatto gli oggetti e inserisco questi altri. Andiamoli a vedere e quindi vediamo. Questa è tutto quello che io ho demolito in pianta, quindi ho una tavola grafica che mi riporta il demolito. Poi posso avere la tavola grafica del ricostruito e posso avere la tavola grafica pianta del confronto tra il demolito e il ricostruito. Sempre il solito discorso, se cambio idea o modifico qualcosa, le tavole sono aggiornate in automatico. Stesso vale per la sezione, vediamo prima il demolito, poi vediamo il ricostruito e poi vediamo il confronto fra i due. Ovviamente tutte queste tavole voi potete impaginarle nelle tavole grafiche che andrete a stampare col plotter così come volete. Bene. Un'altra cosa, cogliamo l'occasione e la facciamo vedere in questo momento, perché può essere utile sia in caso di ristrutturazione, ma ovviamente anche in caso di ricostruzione, è il fotoinserimento. Cioè noi possiamo proprio prendere il nostro edificio che stiamo ristrutturando o costruendo ex novo e andarlo a mettere nel posto dove verrà costruito. Come facciamo? Facciamo una foto del posto, quindi dove dobbiamo inserire, magari in questo caso diciamo che questo era un vecchio fabbricato che sostituiamo con il nuovo. Abbiamo fatto questa foto e posizioniamo, vedete, cercando delle linee sul fabbricato, le linee per creare i punti di fuga. Quindi quattro linee, due su una facciata, due su un'altra, in qualsiasi punto dove la foto mi permette di fare una cosa del genere, per avere praticamente la prospettiva della foto, per riconoscere la prospettiva della foto.
Quindi posizionate queste quattro linee, che cosa succede? Che quando io confermo, il fabbricato viene messo già in prospettiva corretta per la nostra fotografia. Lo dobbiamo solo posizionare, quindi lo ruotiamo perché magari sta da quest'altro lato, attiviamo le texture e lo andiamo a posizionare magari guardando lo spigolo e dimensionandolo sull'altezza. È un po' più piccolo forse, bene. Bene. A questo punto abbiamo posizionato il fabbricato, dobbiamo scegliere che ora abbiamo fatto la foto, andiamo a vedere a che ora abbiamo fatto la foto, perché le ombre devono essere coerenti, altrimenti facciamo una foto con le ombre che vanno da una parte e l'edificio con quelle che vanno dall'altra. Invece se noi sappiamo come è fatto, anche guardando si vede l'orientamento delle foto, poi lanciamo il rendering. Noi abbiamo un motore di rendering interno col quale facciamo tutti i rendering, possiamo lanciare il rendering, non vogliamo perdere del tempo, vi faccio vedere già il rendering già fatto. Quindi stavo ad aspettare qualche minuto, ma abbiamo altre cose da fare. Questo è il rendering già fatto. Vedete però, chiaramente, il mio fabbricato è appiccicato sulla foto. Quindi non è una cosa molto bella da vedere. Ma abbiamo uno strumento per ritoccare questa cosa. Allora, rendiamo un po' trasparente l'edificio e andiamo a vedere quelle parti della foto che noi riteniamo che comunque siano davanti all'edificio. Quindi se noi abbiamo una siepe qui, se noi abbiamo questa automobile qui, l'andiamo a scontornare per dire questa deve venire davanti al mio fabbricato, non deve restare dietro. Quindi con degli strumenti ripercorriamo adesso velocemente, ma veramente possiamo farlo col minimo dettaglio al pixel praticamente, addirittura anche questo palo dell'energia elettrica, perché questo, una volta fatto, vedete, è confermato, mi dà praticamente la profondità del nostro edificio. Quindi in maniera molto, ripeto, veloce, abbiamo riportato davanti le macchine, il baracchino qui dell'Enel e così via. E quindi una situazione molto realistica. Bene, a questo punto vediamo ancora di più che cos'è il BIM veramente, perché adesso ci andiamo ad occupare delle integrazioni con gli altri applicativi. Perché quando parliamo di BIM, attenzione, non dobbiamo parlare solo di un modello tridimensionale di un disegno, ma dobbiamo parlare che oltre alla parte architettonica io devo poter fare altre cose. Nel nostro caso, e siamo gli unici, abbiamo, e in Italia forse nel mondo, abbiamo integrato 6 applicativi. Quindi noi possiamo fare calcolo strutturale, le verifiche termiche, il computo metrico, i piani di sicurezza, il piano di manutenzione e l'impianto elettrico insieme alla parte architettonica del nostro edificio. Nessun altro oggi è in grado di integrare in un unico sistema tutte queste funzionalità.